Parliamo di medicina del viaggiatore fondamentalmente, travel medicine, è una branca interdisciplinare in continua evoluzione, in continuo aggiornamento, di grande importanza e attualità. Perché? Perché la gente viaggia, la gente si muove, la gente viaggia, le persone viaggiano sempre di più anche in periodo di crisi, anche in periodo di crisi economica. Noi abbiamo stimati 1 miliardo di arrivi internazionali nel mondo, il vettore aereo è chiaramente quello che la fa da padrone e anche le modalità però del viaggio sono cambiate in questi ultimi anni, la gente si può muovere per turismo, per lavoro, per esigenze particolari, ma per esempio il turista che si muove, che va all'estero è un turista che oggi rispetto a qualche decennio fa viaggia tutto l'anno, viaggia per brevi periodi e molto spesso senza un'adeguata preparazione, il cosiddetto turismo last minute, si decide di partire oggi e poi magari si parte domani scegliendo anche modalità offerte di viaggio a basso costo. Questo chiaramente influenza anche le azioni di prevenzione infettivologica. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare è quello che i viaggiatori, anche ben indirizzati e filtrati dai propri medici in medicina generale, non improvvisino, ma pensino anche alla prevenzione e alla prevenzione infettivologica, quindi si devono recare presso un centro di medicina del viaggiatore quantomeno una ventina di giorni prima della partenza. Nella USL Umbria 1 esiste un centro di medicina del viaggiatore all'interno del Dipartimento di Prevenzione, all'interno del Parco Santa Margherita, quindi la prenotazione è soltanto telefonica, quindi i cittadini non devono passare attraverso il sistema CUP, basta telefonare, il numero di telefono è 075 541 24 54 e verrà dato un appuntamento a brevissima scadenza. Questo è importante perché molto spesso dobbiamo impostare un programma vaccinale mirato, individualizzato per la singola persona in base alle caratteristiche del viaggio, alla destinazione del viaggio, alle modalità di soggiorno e alle stesse caratteristiche individuali della persona. Quindi c'è da integrare molto spesso dei vaccini, quindi ci vuole un pochetto di tempo, anche perché tutti i vaccini per essere efficaci necessitano di una settimana, 10 giorni, quindi è importantissimo non arrivare all'ultimo momento perché a quel punto poco si può fare dal punto di vista della prevenzione e soprattutto della prevenzione vaccinale. Poi chiaramente vengono date tutte le informazioni al viaggiatore, in particolare per evitare le malattie a trasmissione alimentare, a trasmissione orofecale e soprattutto le malattie trasmesse dai vettori e le zanzare sono il vettore principale in questo senso. La malaria è uno dei principali problemi di sanità pubblica nel mondo, troppo poco se ne parla. Ma i dati sono allarmanti, seppur fortunatamente in diminuzione, nel 2015 i dati ufficiali parlano di 214 milioni di nuovi casi di malaria nel mondo, con quasi 500.000 morti. E questi casi sono quasi tutti concentrati nel continente africano, in particolare nell'Africa subsahariana, che paga un tributo gravissimo per la malaria, ma non solo purtroppo. E direi che l'80% appunto riguarda le zone equatoriali dell'Africa, il 90% dei casi di morti per malaria, quindi di questi 500.000 morti, purtroppo riguardano bambini al di sotto dei 5 anni di età. Quindi la prevenzione è importante, è importantissima soprattutto in chi si reca in questi paesi. Come è noto, per la malaria non esiste e probabilmente non esisterà ancora per molti anni un vaccino. Quindi la prevenzione si basa su azioni di prevenzione della puntura delle zanzare, quindi prevenzione meccanica, pensiamo alle zanzariere,
soggiornare in ambienti con aria condizionata e l'utilizzo dei repellenti cutanei aggiunto all'azione della chemioprofilassi farmacologica. Quindi bisogna assumere preventivamente, prima della partenza, durante il soggiorno e soprattutto dopo il rientro, secondo schemi posologici diversificati per i vari farmaci. Poi fondamentalmente sono solo tre i farmaci che possono essere utilizzati per la chemioprofilassi antimalarica, quindi la meflochina, una combinazione atovaquone proguanil o tetracicline, che il paziente, la persona deve conoscere dal punto di vista dell'informazione nelle modalità di somministrazione. Quindi l'informazione del viaggiatore, e anche questa informazione viene data presso i centri di medicina del viaggiatore, è fondamentale per evitare casi di malaria e soprattutto per porre attenzione al problema dopo il rientro dal viaggio. Questo perché? Perché molto spesso la problematica si manifesta al ritorno, la malaria da una sintomatologia molto aspecifica, fondamentalmente da una sintomatologia febbrile, quindi è bene pensare e ricondurre dal punto di vista di ipotesi diagnostica questa febbre con il viaggio che magari quella persona recentemente ha effettuato. La diagnosi è semplice, basta un prelievo di sangue, quindi un esame microscopico per evidenziare la presenza del parassita, del Plasmodium falciparum, all'interno dei globuli rossi. La terapia è abbastanza semplice, l'importante è pensarci e direi l'importante è fare una prevenzione adeguata prima, dopo e durante il viaggio. Le malattie da vettore, lo dice il termine, sono malattie infettive trasmesse da un insetto vettore, e principalmente parliamo di zanzara, che è poi lo strumento fondamentale per l'insorgenza della malattia. Quindi possiamo dire innanzitutto che le malattie da vettori, le malattie vettoriali, normalmente non sono malattie trasmissibili da persona a persona, perché è fondamentale appunto l'intervento del vettore, l'intervento della zanzara perché la malattia si manifesti. Quindi quali sono le principali malattie nel mondo trasmesse da vettori? Essenzialmente la malaria, che è il principale problema di sanità pubblica, direi, a livello mondiale. Poi abbiamo la febbre gialla, la febbre dengue, malattie in aumento nel continente africano, ma anche e soprattutto nel continente asiatico e anche in America meridionale, la malattia di chikungunya e recentemente la febbre da Zika virus. La malattia da Zika virus, che è uno dei, una delle problematiche più attuali oggi a livello mondiale, è una malattia infettiva da vettori, quindi dove la zanzara, alcune zanzare del genere Aedes, in particolare Aedes aegypti, che non si trova fortunatamente in Europa, ma anche Aedes albopictus, cioè la zanzara tigre, possono essere appunto il vettore di trasmissione. Ora, questa malattia da Zika virus o febbre da Zika virus ha avuto una rilevanza particolare nel continente dell'America meridionale e in particolare nel Brasile. Ci sono state le recenti Olimpiadi che in qualche maniera hanno posto questa problematica ancora di più all'attenzione mondiale. Di per sé questa malattia non è una malattia importante dal punto di vista dei sintomi, perché si manifesta come una banale influenza, quindi è una sintomatologia lieve, addirittura nell'80% dei casi è una forma asintomatica, senza sintomi, cioè decorre in maniera del tutto inapparente. Qual è il problema?
Il problema è che se una donna in età fertile, soprattutto una donna in gravidanza, probabilmente nel primo o secondo trimestre di gravidanza, ma non è escluso il problema anche negli ultimi tre mesi, assume questa infezione, i rischi per il prodotto del concepimento, quindi per il bambino, sono estremamente importanti. I rischi riguardano malformazioni, soprattutto a livello del sistema nervoso centrale, e quindi casi di microcefalia con gravi, gravissime problematiche che vanno dalla morte del bambino fino a, diciamo, una gravissima inabilità, gravi quindi sequele. Quali sono i dati? I dati sono soprattutto legati alla diffusione di questa forma a livello del Brasile, del direi continente brasiliano. Quindi noi abbiamo stimati circa 1,5 milioni di casi in Brasile, con circa 5,000 casi di microcefalia, quindi addirittura di questi 5,000 bambini un centinaio hanno avuto un decesso, quindi di fatto sono morti, ma per il resto probabilmente ci saranno delle sequele e quindi gravi casi di inabilità. Quindi il problema è importante, il problema sta diventando globale, perché l'infezione da virus Zika si sta estendendo a molti paesi dell'America meridionale, dell'America caraibica, anche dell'Africa orientale. Fortunatamente in Europa ancora non abbiamo avuto casi autoctoni di Zika virus, ma solo casi di importazione. Però purtroppo per il fatto che zanzara tigre può essere un vettore di questa infezione, l'allerta anche sulla possibilità di casi autoctoni alle nostre latitudini deve essere presa in considerazione. Quindi cosa bisogna fare? Informazione, informazione delle persone che viaggiano, informazione delle persone che si recano in questi paesi, soprattutto dell'America meridionale, dell'America centrale, e dissuadere le donne in età fertile, soprattutto le donne in gravidanza, a intraprendere viaggi in queste zone, perché il rischio è molto elevato. La prevenzione è soltanto legata alla prevenzione appunto della puntura di zanzara, quindi prevenzione meccanica e soprattutto utilizzo di repellenti cutanei che evitano appunto la puntura dell'insetto.